Hai trovato tutto? Pronti. Ok, Ellie, dai. La porta aperta, no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia, Bill? Bastava che li lasciassi lì fuori. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Non scherzavi. Dov'è Tess? Sì, è un tipo originale. Cosa consegni? Quella mocciosa. Fanculo anche a te. Sai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. Ce n'è uno dentro. No, è da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. È occupata? Sì, certo, occupata. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Allora, perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori. Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Porca puttana! Infatti! Oh, merda! Carico è pronto! Toglimi di dosso questo stronzo! Da questa parte! Aiuto! Ok. Devi ricontrollare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio e sei tu che la paghi. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte dal magazzino e portarle alla recinzione a est di nuovo. Sì. Poi dovrai... Bill! Joel, da questa parte. E si sale. Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. È la gente normale che mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Quel cancello li fermerà? L'ho chiuso e non hanno la chiave. Da che parte? Siamo qui, è nella cantina. Giù di qua.
Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah, ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tessa ad approvare una missione suicida? Beh, una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba! Non toccare! Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in faccia. Bill, per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. Prima di procedere, ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Sì, ho già visto i tuoi lavoretti. Ottimo, vero? Bene. Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Affanculo, a Joel serve un'auto. E se non funziona? Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Ragazzina, giuro che se hai preso qualcosa. Ehi, non mi serve la tua merda. Fidati. Joel, la stai tenendo d'occhio? Come un falco. Wow. Bel posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Ok, è ora di fare i bagagli. Oh,
Riley, andiamo. Ecco, là alla scuola. Ok. Pronti? Lo sapremo presto. Oh, cavolo. Forza, dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Ci penso io. Ehi, avete sentito? Silenzio. Cavolo. Ah!
Ci siamo. Ottimo. Non siamo ancora al sicuro. Un attimo, ho una chiave per quel cancello. Muoviamoci senza far rumore. Piano. Via libera. Ok, andiamo. Se voi due ragazzi mi deste un'arma, potrei ammazzare quegli stronzi. Sta zitta, zitta.
da questa parte. È bloccata dall'altra parte. Se passassimo di lì? Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Sta molto, molto attenta. Ma certo. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Dentro alla casa ci sono altri clicker. Oh, merda. Non ci hanno ancora visto. Giù. Attenzione. Saliamo sul camper e scendiamo dall'altra parte. Dovremmo essere al sicuro. Dai! Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Mandiamo Ellie. Ok, siamo al sicuro. Per ora. Maledette quelle cazzo di cose. Non hanno morso nessuno, vero? No, sto bene. Stiamo tutti bene, procediamo. Ehi, Joel! Sì? Dammi una mano con questo. Che ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola laggiù. Forza. Ce ne sono un bel po' lassù. Cerca di non fare rumore. Corri, Ellie! Corri! Oddio!
Figlio di puttana! È stato più semplice di quanto pensassi. Devono essersi rifugiati da qualche altra parte. Non sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Qualcuno ha lasciato una scala. Se mi aiuti a salire, la spingo giù. Farti ammazzare lassù. Grazie, Bill. Tutto bene. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Merda, hai sentito? Stanno... Fretta! Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Sono bloccate! Non reggerà a lungo! Dobbiamo entrare per prendere la batteria! Forza, Bill! Ci sono! C'è un barco, svelti! Joey, c'è un'entrata! Bill, fai in fretta! Aiutami! Dimmi che hai finito! È vuoto! Cosa? È vuoto, cazzo! Ragazzi! Dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui! Muoviamo il culo, forza! Hanno fatto illusione! Potremmo uscire dal retro. Voi due, seguitemi. Togliamoci da qui. Accomodati. Corridoio. Potremmo passare da quelle aule. È un passaggio. Dobbiamo oltrepassare quei tizi. Ah!
un passaggio. Dobbiamo oltrepassare quei tizi. Forse possiamo passare dal corridoio. Aiutami ad aprirla. Pronto? Ancora una. Forza. Marta, ne arrivano altri. Barricchiamo le porte. No. Non li tratterrà a lungo. Mi piace questo suono. Oh no. Che cazzo è quello? Un dannato bloater! Un cosa? Allora, riparati! Ci penso io. Ellie, stai lontano! Presto! Dobbiamo arrivare lassù! Saliremo sulle gradinate con gli a quel gigante. È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. Bloater. Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire di qui? Per favore. Saliamo su quelle gradinate. Dammi una spinta, Joel. Andiamo, ragazzi. Ok. Forza. Bene, dai, dai. Su. Joel, dietro! Figlio di puttana. Oh, porca troia. Ce l'ho, ce l'ho! Ne manca solo uno, finiscilo, forza! Oh, come odio quei cosi!
Li hai fregati! Ora tirami su! Di qua! Siamo a bersagli facili qui! Di qua c'è un'altra scala! Non fermatevi! Vi seguo! Forza, Don! Entrate in casa subito! Beh, è andata benone. Ok, vado e controllo questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, di a Tesca e può prendere questo non lavoro. Non mettere in mezzo a Tesca. Questo non ha niente a che... Oh, Cristo. Conoscevi questo tipo? Frank. E che cazzo è Frank? Era il mio compagno. L'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ha dei morsi. Qui. Ok. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Beh, si fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Alla mia batteria. Quello stronzo. Vieni fuori. Vieni fuori. Ok, Dio. La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B? Questo è il migliore al momento. Che ne pensi? Penso che tu guidi e noi spingiamo. Gesù! Altra roba mia. Allora? Che fai? Rubi le mie cose e scappi? È così, Frank. Dovresti cercare in casa. Penso ci siano altre scorte. Buona idea. Dimmi quando vuoi finire questa storia. Ti farò un urlo. Pronto? Va bene, Bill. Ok. Mettilo in prima. Già fatto. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... So come si lascia la frizione. Come diavolo... Non mi interessa! Non fare cazzate! Ok, Ellie, stai pronta. Schiaccia! Perfetto.
Ehi, al lavoro, ragazzina! Bill, non sei d'aiuto. Ellie, dobbiamo riprovare. Resta concentrata. Ok, dall'altra parte, a sinistra. Oh, merda. Siamo a posto! Torniamo al camion! Dobbiamo andare più veloci! Continua a spingere! Continua a spingere! Dietro quella casa! Verso destra! Abbiamo poco tempo, torniamo a spingere. Mi hai davvero rovinato la giornata. Joy, lo sai, vero? Toglimi di dosso questo stronzo! C'è una tregua. Raggiungiamo la collina. Ok, Ellie, stai pronta. Ok, Ellie, metti in moto. Sentito che roba, Bill? Significa che hanno sentito anche gli infetti! Saliamo sul camion! Vai, vai! Accelera! Ok, qui va bene! Ferma! Farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete. Oh. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Grazie. Ehi, Bill, riguardo al tuo amico, è difficile. E io... beh... Siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. Dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere. C'è solo un problema. Guarda qui, continua, puntini. Oh, odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Che cos'altro hai preso? Beh, tieni. Non ti fa venire nostalgia? Ehi, ma questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. Oddio. Beh, meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini.
Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via. Oh, smettila. Stai tranquillo, voglio capire meglio. Do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Ti sto solo prendendo in giro. Ciao, ciao, amico! Sai una cosa? Non è male per niente. Perché non provi a dormire? Non sono stanca. E adesso? Fanculo. Prego. Andiamo ad aiutarlo? Allaccia la cintura, Ellie. Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Sto bene. Allora scendi, in fretta. Vieni qua, tu, guarda. Lascia, di pezzo di merda. Prendi fiato! Ce ne andiamo! Ok! Attento! Merda! Sta giù! Eccolo lì!